Un impressionista atipico che fu influenzato dalle atmosfere di luce e colore della Napoli di metà Ottocento e dalla sua gente. A Edgar Degas è dedicata la mostra allestita presso il refettorio del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, in calendario dal 14 gennaio fino al 10 aprile. Prodotta dalla società Navigare e patrocinata dal Comune di Napoli, la mostra intitolata Degas il ritorno a Napoli è curata dall'esperto e collezionista d'arte Vincenzo Sanfo, che ha messo in vetrina circa 200 opere. Sentiamo. Io dico sempre che secondo me, se voi analizzate la pittura di Degas rispetto alla pittura degli altri impressionisti, vedete che c'è una leggera differenza, no, rispetto a quelle che fanno gli altri. Le tematiche, un tipo di luminosità. Io credo che per Degas Napoli sia molto importante, perché gli ha fatto scoprire un aspetto che probabilmente a Parigi forse avrebbe visto in un altro modo. E vi dico anche chiaramente, questo mondo della gente umile, è vero che lui ha ritratto tanti personaggi importanti, ma soprattutto tanta gente che lavora, gente nei bar. Cioè, secondo me un certo tipo di tematica che lui ha sviluppato gli nasce proprio da essere venuto qui a Napoli. Lui amava la Napoli. Se andate a leggere gli scritti di Degas, lui nelle serate, in casa degli amici di Alevi, raccontava di Napoli, raccontava di questa vostra luce straordinaria, del calore della gente, era questo che l'aveva colpito in particolare.